Attenzione! Chiamo a raccolta gli elfi! Abbasso il re! È molto peggio di così. Lui mi ha ordinato di andare in... in vacanza! Oh, ma è incredibile! Lo so che sei sconvolta! È una notizia meravigliosa! Non siamo mai andati in vacanza! Ma che cosa stai dicendo? Una volta siamo andati al mare! Era una gita di un giorno! E siamo anche andati sulla luna! Tu? Io sono rimasta a terra! Oh, è vero! E va bene! Se non c'è altra scelta, andiamo in vacanza! Hurra! Il piano è questo! Prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino. Oh, fantastico! Facciamo un pranzo veloce. Sì. Riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale. Questa non è affatto una vacanza. Adesso stammi bene a sentire, signor elfo. Ce ne staremo via per almeno una settimana. Andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare. Ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi. Allora dovrai imparare a farlo. Sarà molto divertente, signor elfo! Lo vedremo. Ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia, Holly, hai capito? Va bene, signor elfo! E non voglio animaletti! Dai, papà! La vacanza è mia e le regole le faccio io! Mi dispiace, Gastone, dovrai rimanere nel piccolo regno. Ciao, ciao, Gastone! Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza! Per favore, signor elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo, e ci divertiamo. Forza, papà! Canta con noi! Sì, vedrai che cantare è molto rilassante. Non posso rilassarmi adesso. Ricevuto! Forza, ragazzi, si comincia! Diamoci da fare! Oh, cielo! Che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare! Salve, vostra maestà! Ah, sì, continuate! Abbiamo caricato tutto, ragazzi! Potete andare! Questo è un vero disastro! Eccomi! Oh no! È la mamma! Oh, oh. Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi! Oh, è divertente! È come nei programmi che guardo in televisione! Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei! Ditemi voi quando posso! Circa fra un mese! Oh! Oh! Dov'è finito il castello? Cosa credi che diranno i Calendula quando vedranno questo? Rideranno, rideranno, rideranno! No! I Calendula sono arrivati! Ciao, cara sorella! Oh, mamma mia! Oh, mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Non è ancora finito. È meraviglioso! Sì, è incredibile! Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto! Già, e guarda qui l'angolo bagno! Sì, essenziale e completamente aperto! Lo trovo così avventuroso! Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea! Riccardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato! È vero? Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no! C'è nessuno? Sono spariti tutti quanti! Hanno lasciato le bacchette! Oh, è bello averti di nuovo con me! Ehi, tata, adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica, ti dispiacerebbe? Sarà un vero onore accontentarla, grande mago! Ti do il permesso, ritorna te stessa! Oh. Allora, dove saranno finiti quei poveri bambini? Temevo che sarebbe successo. Purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto. Scusate, dove porta questo passaggio segreto? Porta alla stanza segreta. Non avevo idea che noi ne avessimo una. Certo, perché è un segreto. Questa stanza contiene una grande energia magica che non deve assolutamente essere liberata. Allora, dei bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro.
Riesco a sentire le loro voci, stanno ridendo e sento anche qualcos'altro. Non dobbiamo assolutamente entrare. Ma insomma, quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari. Tranquilli, ci penso io. Buona fortuna, mia coraggiosa e dolce Susie. Oh! Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose! Arrivo, Tata! Barbarossa alla riscossa! Ecco i bambini sani e salvi! Resista, Tata Susina! Ce l'abbiamo fatta! E in salvo adesso, mio dolcissimo pasticcino! Ho visto delle cose terribili in mare, ma niente, niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto! Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa! Urrà! Andiamo subito in cucina! Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante. Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso. No, Ben. Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa. Oh, perbacco, ma è davvero terribile. Oh! Ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino, ma tu non avresti dovuto berla. Eh? Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Ah, bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, Vostra Maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina, credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Oh, il re mi ha attaccato il raffreddore. Guardate, un verme! È scappato via. Oh. Oh. Non dobbiamo darci per vinti. Proviamo di nuovo. Eccone un altro. Io mi arrendo. Sono difficili da prendere. Ma questo piccolo uccellino è molto affamato. Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma. Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano. Ma non cinguetta abbastanza forte. Tata, usa la magia, fallo cinguettare più forte. Sì, subito. Rendilo all'istante un uccellino gigante. Oh no, hai usato la formula magica sbagliata. L'uccellino sta diventando enorme. Non ho sbagliato affatto. L'ho reso più grande, così cinguetterà più forte. Non preoccupatevi, l'incantesimo non durerà molto. E quanto durerà, Tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto, o una settimana, o... L'incantesimo è svanito! Uccello sta arrivando! Urrà! Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao ciao! Ciao ciao! Ciao Holly! Questa era la nostra ultima consegna! Possiamo giocare! Tu a
avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve, avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Ura! Ura! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo! Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! Oh, hai ragione, Holly. Essere re è uno spasso. Per me si sta mettendo male. Holly si è nascosta troppo bene. Credo che non ce la farò mai a trovarla. Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile. Oh. Non sono più invisibile. L'incantesimo è svanito. L'incantesimo? Ecco, io ho usato soltanto un pizzichino di magia. Lasciamo perdere. Perché non facciamo un altro gioco? Ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia. Va bene. Allora adesso giochiamo a... Ben! Holly! Bambini! Le tortine sono pronte. Ma signora Elfo, dobbiamo per forza entrare in casa. Non possiamo giocare ancora un pochino? Questa è proprio bella. Credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare. Ma mamma, noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme. E tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto. Infatti ci hanno messo tantissimo. Davvero? Vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo. Succede spesso. Oh! Volete assaggiare una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! È squisita! Queste tortine sono fantastiche! E la signora Elfo non ha nemmeno usato un po' di magia! Ti ringrazio, Holly, ma credo che sia tutto merito di come hai mescolato l'impasto. La vuoi vedere una magia? Va bene. Io posso fare sparire questa tortina. Ma come? Credevo che gli elfi non sapessero usare la magia. Osserva attentamente. La gallina è fuori controllo! Si salvi chi può! Prendete quella gallina! Svelti! Salite sul camion! Seguiamo quella gallina! No, no! La molla deve essere ricaricata! Aspetta, Holly! Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susida,
Ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, Vostra Maestà. Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Oh! Guardate, laggiù c'è la nostra gallina! Fa attenzione, Tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha deposto un uovo! Urrà! Daisy, Poppy, sono certa che non l'avete fatto... Miau! Uccellino che vola! Uccellino che vola! Oh, credi che sia finita? Sì, per fortuna gli uccellini non sanno usare le bacchette magiche. Oh, Barnaby, Ben, avete visto le ragazze? I gattini sono Holly e Fiore. E gli uccellini sono le gemelle. Cosa? Daisy e Poppy hanno voluto fare un po' di pratica con la magia. Oh, capisco. E chi sono tutti quei conigli? Quelli sono gli elfi. Perfetto. Devo sistemare un po' di cose. Correte via, gattini. Tornate qui, fatine. Saltellate via, coniglietti. Tornate qui, elfi. Volate via, uccellini! Tornate qui, gemelli! Holly, sbaglio, avresti dovuto badare alle tue sorelline. Ma tata, le gemelle sono davvero impossibili! Sono proprio delle piccole pesti. Beh, non è successo niente di grave. Niente di grave? Ci hanno trasformate in conigli! Lo so, sono molto colpita. ma... Le piccole stanno diventando brave con la magia. Rana Ranocchia! Date subito a me queste bacchette. Per oggi ne abbiamo avuto abbastanza di magia. Ma tata Susina, non possiamo lasciare che rimanga una rana. Non possiamo? No, immagino di no. E va bene, Holly. Falla tornare come prima. Salta via rana, riappari tata. Tata Susina in un nido di uccellini. Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno. Ecco appunto. Oh no, gli uccellini sembrano affamati. Oh, ci picchia, le ali sono ancora bagnate. Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere. Adesso proverò a prenderti all'asso per tirarti fuori di lì. È troppo pesante. Gastone, tira, non mollare! Urrà! Tata Susina, hai un odore disgustoso. Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo. Santo cielo, sei proprio tu, Tata Susina? Sì, Regina Cardo. Sto insegnando alle fatine delle importanti regole. Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola. Le fate devono sempre apparire carine. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita. Certo. Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare. Regola 2. Le fate non devono mai separarsi dalle loro bacchette. Sì, fragolina. Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio. Sì, è vero. Sembri avere tutto sotto controllo, tata. Prego, continua. Vi ringrazio, Vostre Maestà. Per favore, non toccate!
Guardatele! Sono state create con la magia? Oh no! Sarebbe stato troppo facile! Il ghiaccio di cui sono fatte si è formato migliaia e migliaia di anni fa, secoli! Ed è stato intagliato da alcuni folletti minatori norvegesi. Queste sculture sono uniche al mondo e semplicemente insostituibili! Oh, questo cigno è bellissimo, adoro i cigni! Oh, accipicchia! Tata Susina, ma che cosa hai fatto? Hai appena rotto la testa del cigno! Non importa, ne faccio apparire un altro! Abracadabra, apparire faccio un uccello tutto di ghiaccio! Oh, Tata Susina, quello non è affatto un cigno! A me sembra una gallina! Assomiglia di più a un'anatra! Però è adorabile! A me piacciono le anatre! Da questa parte, forza, sbrighiamoci! Questa è la collezione a cui teniamo di più in assoluto! È molto preziosa la collezione di giocattoli antichi! È meravigliosa! Passerete un sacco di tempo qui a giocare! Io potrei rimanere qui dentro per sempre! Questa bella scimmia ha più di un centinaio di anni, ve l'assicuro! E questo pagliaccio di anni almeno più di 200! A quanto pare sono stati costruiti alla fabbrica degli elfi da qualcuno chiamato il vecchio saggio elfo. Noi conosciamo il vecchio saggio elfo. Voi conoscete il vecchio saggio elfo? E com'è? Raccontatemi. È molto saggio. È vecchio ed è un vecchio molto brontolone e molto poco saggio. Ogni elfo ha un compito preciso, vedete? Uno dipinge gli occhi, un altro la bocca e un altro ancora i capelli. Incredibile! Credevo facessero tutto le macchine. No! I nostri giocattoli sono tutti fatti a mano. Ci vuole un sacco di lavoro. Gli elfi amano il lavoro. E noi siamo elfi! Invece io sono una fata, grazie al cielo. Stata! Una volta che il vestito è stato dipinto, le bambole passano nell'asciugatore. Poi vengono impacchettate e pronte per la consegna. Ed ecco che qui abbiamo il prodotto finito. Un perfetto esempio di abilità professionale elfica. Il vestito delle bambole non doveva essere rosso. Come? Oh, hai ragione, principessa Holly. Oh, non importa. Un errore accettabile su un numero così alto di bambole. Ma tutte quante hanno dei vestiti blu. Oh, ha ragione. Ora siamo costretti a dipingerle tutte di nuovo. Ma non c'è abbastanza tempo. Posso mettere tutto a posto in un attimo con un po' di magia. La magia non è permessa qui nella fabbrica degli elfi. Ok, allora chiamerò Babbo Natale e gli dirò che cos'è capitato. No. Sono sicura che capirà. No, no, non chiamare Babbo Natale. Va bene, Tata Susina, forse puoi fare una piccola magia, solo per questa volta. Ottimo, per questo mi serve la mia bacchetta. Ah, bentornata. Da blu a rosso. Secondo me vogliono provare a volare. Ma non possono riuscirci. Insegnerò loro come si fa. Le fate sono molto brave a volare. E come sai, io sono una fata. Ascoltate, piccolini, ora provate a imitare me. Volare è una cosa facilissima. Oh, non mi stanno imitando affatto. Forse è meglio cominciare con qualcosa di più semplice. Tu come hai imparato a volare? In realtà io volo fin da quando ero molto piccola. Non me la ricordo proprio la mia prima lezione di volo. Cominciate solo a sbattere le ali. Fate così. Ti stanno imitando tutti, Ben. Adesso sbattetele più in fretta. E ora saltate. Stanno volando. Bravissimo, Ben. Guarda, sei riuscito a insegnare loro a volare anche se tu non ne sei capace. Ciao,
ciao Picchi! Stanno andando via! Addio, piccolini! Oh, non mi dirai che ti mancano adesso! Oh, no! Mi è entrato qualcosa nell'occhio! Le uova si sono già schiuse e voglio segnare i piccoli nel mio libro! Sono volati via, paparino! E io ho insegnato loro a volare! Oh! È già tanto se un ornitologo riesce ad avvistare i piccoli del picchio una sola volta nella vita! E voi l'avete sprecata! Questa non ci voleva! Non riuscirò mai più ad avvistare un uccello raro! Pronto? Scusi, Riccardo, c'è un nido piuttosto strano al piccolo castello. Un nido? Allora arrivo immediatamente. Oh, ecco il serbatoio del carburante, Tata Susina. Adesso chiedi al cestino magico della gelatina. Cosa? Ma se tu hai detto Tata, basta gelatina magica, l'hai dimenticato? No, me lo ricordo bene, ma questa è un'emergenza. Ok, allora quanta gelatina vuoi? Tantissima. Ricevuto! Cosa? Come ci può aiutare? La gelatina esce dal cestino magico a incredibile velocità. Possiamo usare la spinta della gelatina per far volare fino a casa il nostro razzo. Se l'avessi proposto io, mi avresti dato della pazza. Ma non sei stata tu a proporlo, sono stato io. E il vecchio saggio elfo è molto saggio e molto vecchio, Tata. Sarà anche intelligente, allora. Ok, facciamo subito un tentativo. Cestino magico, questa volta voglio la gelatina molta, molta, molta! Oh, tenetevi forte! Funziona! Urla! Razzo degli Elfi a controllo missione! Ci stiamo dirigendo dritti al piccolo regno! Grazie alla gelatina magica! Urrà! Molto presto saranno a casa! Allora proviamo così! Cestino, cestino, di più, di più, di più! Cestino, cestino, di più, di più, di più! Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica. Oramai mi resta solo la formula blocca magia. Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali. Io dichiaro questa un'emergenza regale. Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora. Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora. Ha funzionato. Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io.